Conclusa la settimana dei premi Nobel, oggi dedicati all'economia, il prestigioso riconoscimento è andato quest'anno all'americano turco Daron Acemoğlu, nato ad Istanbul ma docente alla MIT di Boston, e ai britannici americani Simon Johnson, professore anche lui alla MIT di Boston, e James Robinson, docente all'Università di Chicago, premiati per le loro ricerche sulle differenze di prosperità tra le nazioni. Gli ultimi lavori di Daron Acemoğlu e degli altri due autori sono lavori a cavallo tra l'economia e la scienza della politica. In particolare è una visione molto evoluta, molto approfondita, che capisce come cultura, valori, norme sociali e istituzioni sono fondamentali poi per la definizione di quelli che sono gli equilibri di una società, e spiegano anche società completamente diverse come quella cinese, quella occidentale, o anche le differenze tra nord e sud del nostro paese. In un lavoro recente Acemoğlu parla anche di competizione tra l'elite e la società civile nel creare degli equilibri che devono essere equilibri armonici, dove non prevale il dispotismo e l'azione dall'alto. E questo è molto vicino a quello che è il pensiero e la missione della società civile e dell'economia civile nel nostro paese, che proprio attraverso l'apertura di spazi di azione dal basso prova a mantenere, dare forza e a mantenere in vigore la nostra democrazia. I ricercatori di economia premiati vivono tutti e tre negli Stati Uniti. La scelta, secondo le indicazioni della giuria del premio, riguarda i loro studi sulle istituzioni e sul modo in cui possono influenzare la prosperità, e per questo motivo sono considerati in ambito economico dei veri e propri pionieri.